Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Toxic Gamer 88. Riprendiamo su PC Building Simulator. Allora, salvataggio di backup classico. Avevamo da assemblare qualche PC d'overclock, se non erro. Vediamo. Facciamo tutto con molta calma, come nello scorso episodio. Queste sono usate, ma vendiamole su eBay. Vediamo. Email. Beh, questi di qui li posso fare tutti domani. Però francamente, 300 dollari, che dite, lo assembliamo ora o lo facciamo tutto domani? Non mi cambierebbe assolutamente nulla. Ma sapete, vi dico, facciamo un piccolo sforzo, facciamo tutto domani. E ci facciamo bello con calma. Abbiamo pagato la rent. E questo è importante. Andiamo al lavoro. Innanzitutto vediamo che problema hanno sti PC. Ok. Allora, già che accende, mi dà da pensare che scheda madre e PSO funzionino. Quindi parto dal disk. Funziona e va bene così. Togliamo questo. Il video si vede, quindi la scheda video funziona. Il problema può essere RAM e CPU. Lui ci dice CPU, però può darsi pure che la RAM non funzioni. Invece la RAM funziona. Il processore è guasto, il cooling è a posto. Ci togliamo anche il dubbio sulla scheda video, anche se ho già la certezza matematica che funziona. Funziona. Ah, ho sbagliato. Mettiamola sopra. Allora, prima di tutto fissiamo sti PC. Quindi accendiamo. Ordiniamo il processore. E poi c'è una cosa che voglio provare. Per darmi aiuto con il fattore dei pezzi. Il processore è guasto. È un 8405. Certo che quando io vedo 8004 il mio pensiero va alla famigerata E8004. Allora, io posso mettergli quello guasto? Sì, ok, sta cosa non la sapevo. Voi direte, ma perché gli stai mettendo il coso guasto? Così so cosa cambiare. Ed è tutto più facile per me, molto molto più facile. Alleluia, l'ho scoperto dopo 40 episodi, ma lasciamo perdere. Allora, il PC non accende. Due cause: scheda madre o processo o di alimentatore. Adesso controlliamo se ci sono condizioni particolari. Allora, il power supply è guasto, però non sappiamo se ci sono altre parti danneggiate. Infatti sto PC va smontato tutto di sana pianta. Cosa devo... Perché non me lo fai rimuovere? Eccoci. Ok. Meglio fare così, tanto oramai abbiamo trovato il trucchettino e non abbiamo problemi. Che ci siamo, dobbiamo rimuovere anche l'hard disk. Dov'era? Hard disk. Eccoti qua. Era bello nascosto. Partiamo sempre dal solito. Storage funziona. Vediamo se ci sono condizioni particolari per questi due lavori. Intendo cavi. Questo no. Parti nuove. Ok, tutti vogliono parti nuove. I cavi. Scegliamo un bel colore bianco. Poi installiamo. Storage funziona. Scheda video a posto. Scheda madre. Funziona tutto. Adesso che ho questa soluzione, sono a posto. Adesso vediamo se lui mi fa rimettere l'alimentatore guasto. Lo proviamo alla fine.
Un po' di pasta termica, che male non fa. C'è più cooling. Scheda video e memoria. Memoria. Perfetto. Sappiamo che è guasto l'alimentatore, che è un 750 T2. Io vado shop, scrivo power supply T2 750. Ok, e qui siamo a posto. Salviamo. Adesso dobbiamo assemblare un PC da 2500 dollari d'overclock. Shop. Controlliamo il prezzo. 2500 dollari. CPU a 4000 e GPU a 2100. Prezzo 2005. Vediamo cosa troviamo. Allora, GPU una 1800X. E facciamo un conto intanto. Gli devo togliere 400 dollari a tutto il totale, quindi non devo superare i 2900 dollari. Ora, CPU cooling. Raffreddamento a liquido. Prezzo discendente, metto questo. Scheda madre AM4. Prendo questa. Ed è una STX. Memoria. Aspetta, M4 invece quant'era? 3600. Memoria 3600. E prendo 1, 2, 3, 4. Allora overclockiamo sta cosa. Scheda video. Andiamo a frequenza 2100 MHz. Cioè la più alta è questa. E prendiamo questa di qui. Storage, qui mi limito un poco. Power supply, non mi limito. Prendo un altro di questi. Il cases, full tower. Ragazzi, credo che ci siamo arrivati. Facciamo un salvataggio di backup. E vediamo. Acquistiamo tutto. Partiamo da questo PC che mancava semplicemente l'alimentatore, che era guasto. Lo so, dobbiamo ritogliere i cavi, ma non è un problema. È il tool che ce lo dice. Ora, power supply. Vendiamo questo e mettiamo questo. Discorso chiuso. Possiamo accendere. Perché non accende? C'è qualcosa che non va. Sto PC non vuole accendere. Non è che si era guastato pure il processore, non me ne sono accorto. Oppure la scheda madre, cioè assurdo. No, il processore funziona. Cioè dubito che la scheda madre sia anch'essa guasta. Cioè vuoi vedere che ho dimenticato però la scheda madre? Ma mi pare strano, cioè vabbè. Se costa la scheda madre gliela cambio pure. Cioè, mi pare troppo strano. Vabbè.
la scheda madre è a posto. Quindi perché non accende? Fatemi ricaricare la partita. È stranissima sta cosa. Sappiamo che il processore è guasto e non funziona. Cioè, ma buttava a rimontare tutto il PC. Allora, riordiniamo i pezzi. Ragazzi, c'è poco da dire. Cosa è strana? Avrò fatto qualche errore, stupidissimo, ma un errore l'ho fatto. L'alimentatore è questo, c'è poco da dire. Non accende. Ah, vabbè. Dov'è? Può essere pure che ho dimenticato qualche cavettino. Cioè, il PC non dà segni. Vabbè, ah. Errore mio. Nel top panel di questo case di merda c'è il pulsante, ma vaffanculo. Non l'avevo, non lo ricordavo, ragazzi. Santi Dio, pure io lo dimentico. Naturalmente avrò un problema di virus, ma non è un grosso problema. Però divertente sta cosa. Sono entrato in panico. Dai, dai, via. Sono stato molto sbadato. Capita. Non venite a dirmi che anche voi. Non sbagliate perché non ci credo manco per il cazzo. Quindi partiamoci da sto presupposto. Ora mi incazzo con tutto. Oggi mi voglio perdere quei pochi iscritti che ho. Ok, dammi sto PC di merda. Dai. Case incompleto. Ecco, eccolo. Ci stavamo dimenticando un altro pezzo. Te, metterci sta mascherina di merda. Per ora la metteste a overclockare quel PC. Aspettate, che sto settando l'orario. Andiamo all'altro P. No, vabbè, andiamo all'altro P. Niente, oggi droga. Qui c'era un processore guasto, se non erro. Ed era solo quello. Vediamo. Sì. Così, ragazzi, ho trovato, tra virgolette, il mio metodo per evitare di CPU cooling. Questo. Metto la chiavetta in caso ci sia da sistemare altro. Infatti, anche qui ci saranno dei virus. E poi adesso ci andiamo a overclockare l'altro PC e ci perdiamo un po' più di tempo. Cioè non è una cosa difficile, però uno deve stare un pochettino più accorto. Capita, ragazzi. E capita tante volte che io mi distraggo. È la stanchezza, ma per il resto mi diverte registrare, io registro. Cioè non è che perché sono un poco stanco prendo e non registro più, ma che fa, scherziamo, ma dai. Cioè ho fatto nottate di studio, meglio un po' di distrazione qui. Ora ci possiamo divertire. Ok, questo. Ok. Apriamo. 1, 2, 3, 4. Stavolta le overclocco le RAM. Perché me era stato detto dalla signorina. Che mi dà dei consigli dalla nostra iscritta Valentin. Perché ne ho prese 3 RAM? No, no, non può esistere sta cosa. 3 RAM, porca, vabbè. Gliene monto uguali, risparmiamo. Mi sto confondendo. Così vediamo. Come da Senfit? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, case di merda. Un full tower che non ci puoi mettere il dissipatore a liquido.
Ma dagli fuoco, Christian. Cioè, ma che fa? Scherziamo. Cioè, è un case del genere, lo vendono pure. Togli qua, $220 di case non ci puoi mettere. Ho tolto pure la memoria, porca miseria. Vabbè, la scheda madre me la ricordo. Memoria, 3600 dove sono? 1, 2, 3, 4. Cioè, adesso succede che prendo un case di merda e non vi sto scherzando, gli posso ficcare dentro questo di qui, $200. C'è altro che posso togliere, ma sì, mettiamogliene due banche di RAM. Ce la dovrei fare. Che non dovevo superare i 2900. No, no, forse ce la faccio. E ci arrivo pelo pelo. Ma acquista e vaffanculo. Assembliamo sto PC. E che cos'è, ragazzi? Ma non era possibile. Ma dai. Cioè, un case da $200 non mi fai mettere il liquido. La OI. Ma vaffanculo. Cioè, ma da darsi fuoco proprio. Cioè, io adesso voglio vedere se qui ci metto sto coso e funziona. No, tanto per togliermi la curiosità. Apri qua. Ma che fa? Scherziamo. $200 di case dovrebbe contenerci 3 PC là dentro. E non vi sto scherzando. Nel senso, io ho un case da 150 euro, un Thermaltake Mark 1. È un fottuto carro armato sto case. Ci puoi mettere hard disk dove vuoi, dissipatore a liquido dove vuoi. E guarda caso qui ci va. Giustamente devi rimuovere soltanto sta vento. È necessario? Assolutamente no. Mettilo qui. Fa, si scherza. Ma dai. Puttanate. Ora mettiamoci la scheda video, il mattone. Io lo chiamerò il mattone. Mettiamoci il power supply, che ci va, guarda caso. L'unica nota negativa è sta cosa. Ma soltanto per termini di gameplay. Metti la pendrive e vai. Missing cable 1, 2 e 3. Parti. Ora andiamo qui. Qui c'è un problema di processore. Cioè, acquisto un case e non ci va. $200 di case non mi fa entrare il dissipatore a liquido. Ma dagli fuoco tipo subito. Ma che fa? Scherzate, ragazzi, è impossibile. Dai, queste sono puttanate. Perché se esiste un case del genere, lì rimane. Cioè, è una cosa veramente ridicola. Cioè, tu fai pagare $200. Cioè, non c'è. Io l'ho preso 150 il mio case. $200 è una cosa. E nel mio ci posso mettere un sistema liquido AOI o custom. Arrivo qui. Il case tutto piegato. Sembra che sta da call. Ma che cazzo da call? Cioè, ma dai. Cioè, doesn't fit. Nemmeno a dire lo puoi inserire. Quindi modifichi qualche cosa. No, proprio una merda. E il bello è che le persone comprano queste cose. E dicono, vabbè, io non glielo devo mettere il raffreddamento al liquido. No, forse non avete chiaro una cosa. Non è che dovete solo guardare il. Non glielo devo mettere. Vabbè, non puoi metterlo perché giustamente c'è. Ci sono i cavi, giustamente. C'è un case, se lo paghi $200, tu gli devi poter mettere là dentro tutto. Chiuso il discorso. Che $200, ragazzi, sono un botto di soldi. Non è che stiamo parlando di noccioline. Io spendo $200 e mi trovo un case che non mi fa mettere il liquido. Il raffreddamento che ho scelto io. No, te lo tieni. Te lo ficchi su per il culo. Comunque ora ci divertiamo un pochettino all'overclock e questo episodio lo farò un po' più breve. Ho deciso di di
falle un po' più brevi gli episodi. Ok, 42 gradi, case incompleto, lo so. Adesso voglio provare una cosa. Sistemiamo questi. Terminiamo sto PC d'overclock e basta, ci salutiamo. Oggi è un episodio un po' più breve. Naturalmente dobbiamo mettere l'ultima cosa. Che oggi voglio fare proprio degli episodi un po' più brevi, così almeno ne faccio un po' di più. Episodi d'onora, ragazzi, ve lo dico io, stufano. Ah no, ho dimenticato il dust filter. Intanto assembliamo sto PC. Dust filter. Poi, pannello frontale. Pannello top. Pannello laterale. Ok, non aumenta la temperatura. Aggiungiamo i programmi 3D Mark e GPU Tanner. Overclock. E spegniamo. E le luci. Il PC lo voglio tutto. Spegniamo perché adesso salviamo e cominciamo a overclockarlo. Come l'ultima volta. Stavolta non dimenticherò le RAM. RAM 3600. 1, 1, 2, 3, non di più. E qui non tocco più niente. Se funziona siamo a posto. Ora, vediamo se funziona. C'è un incremento del 2%, non dovrebbe darmi grossi problemi. 85 gradi, credo che un altro colpetto glielo posso pure dare. Proviamo ad aumentare il bus di un punto, vediamo cosa succede. Sbizzarriamoci, vediamo dove fin quanto lo posso spingere. Perché le RAM se ne sono settate di nuovo qui? Allora facciamo una cosa. Factory reset. Devo capire una cosetta. Se io lo metto qua arrivano a 3600 e 1,35, perfetto. E questo è a posto. Due punti qui, due punti qui. Tre. Ci arriva se no vai a 1,55 volte. No, proviamo con questo. Le rame le dovevo sistemare manualmente. Al massimo potevo overclockare solo le rame. Vediamo se sarà mai in throttling. Lo faccio in automatico perché sono 28 secondi. Su via, non è niente di così magico. 105 a 103. Non regge, dobbiamo scendere. E scendiamo di un punto caduno. Un solo punto ho deciso di scendere. e 102. Vediamo, siamo a 4002. Non ce la fa. Non ce la fa. Scendiamo ancora. Sto provando un po' di cosette, vediamo cosa succede. Ho messo le RAM a 6200, non so se si può fare, però provo.
103 e 102 credo che vadano bene. Dai. Dai cazzo, dai cazzo. Io il massimo devo tenere in considerazione. E regge, 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 regge. Ora voglio capire una cosa. GPU a 2100. La GPU a 2100. Facciamo un incremento. Scusate, come ci arrivo qua a 2111? No, per curiosità. Cioè, parliamoci che non ci può arrivare. Cosa, non mi basta la scheda video? C'è una cosa che non ho capito. Come faccio io a raggiungere adesso sta cosa con la scheda video? Cioè, ci voleva la scheda video nuova, va bene. Non è un problema. Fatemi vedere una cosa, ma c'è una. Grafica card. Cioè, non mi dire dovevo prendere questo. E infatti, 1936, questa dovevo prendere. Porca miseria. Taglietto. Vi faccio vedere direttamente quello che ho fatto e ve lo spiego. Ok, ragazzi, riprendiamo perché. Ho avuto molti problemi per affrontare quella missione, fortunatamente è venuto in mio soccorso la l'iscritta Valentin che mi ha dato suggerimenti. Poi come vedete ho acquistato un nuovo case e ho acquistato anche una nuova scheda video, infatti ho fatto un PC veramente grazioso e adesso proviamo a. Quando ho acquistato una GTX 1060 perché a posto di basarmi sul core frequency mi sono basato sul memory frequency sotto diretto consiglio che ha 2281, quindi la possiamo spingere come una bastarda. Ora assembliamo sto PC e a posto di farlo breve l'episodio lo facciamo un po' più lunghetto. Facciamo altri lavori, innanzitutto scheda, facciamo un piccolo overclock soltanto alla scheda video e basta. Io sono veramente contento perché è bello poter contare su delle persone che ti aiutano nei momenti di difficoltà e questa cosa io l'apprezzo. Quindi una mano è sempre ben gradita. Memory 1, 2, dimmi che non ne ho comprate 3, ok. Stavolta ne ho comprate 4 perché bene o male, ragazzi, ho risparmiato un botto sulla scheda video. CPU cooling. Possiamo metterlo sopra. Purché togliamo questo. E le due ventole giganti. Da estrazione. Le ventole superiori sono sempre da estrazione, ragazzi, per chi non lo sapesse. Perché il calore va verso l'alto, quindi entrano dal davanti, dal fronte. Quindi fanno sto movimento. Quindi l'aria fresca entra, il calore sale e automaticamente questa è l'estrazione, immissioni. Andiamo alla scheda video. Non ho messo quella di seconda mano per il semplice fatto che dove la dovevo mettere? Eccolo qui. Fortunatamente stavolta si può fare. È stato un bel episodio, in poche parole ho risolto un pochettino di cose. Chiudi. Facciamo un salvataggio di try. Io ne ho dovuto effettuare un altro di try. Più che altro per fare alcune prove. Vedere se potevo continuare a registrare. Ok. Sì, vabbè, arriva a 42 gradi subito. Un paio di palle. Il PC parte sempre da temperatura ambiente. Allora, 3D Mark. Perché adesso spingeremo. No. Adesso voglio fare una prova. Start now. E questo. Ok, cominciamo. Processore AMD, quindi posso spingerlo un pochino. Vediamo dove possiamo arrivare. Allora, la RAM l'aumentiamo dopo. Due di questi, uno di questi.
questo va bene. E questo va benissimo. Apply change and restart. Sto utilizzando questo setup perché bene o male l'ho già provato, quindi se non si brucia niente siamo a posto. Tanto facciamo un overclock, un test overclock, per vedere se va in CPU throttled, cioè si strozza. Però 104 e 102 avevo fatto anche. Sì, si strozza. Devo abbassare un puntino qualche cosa. Vediamo se così va. Sì, bisogna abbassare poi sempre di un puntino, trovare il giusto equilibrio. Io adesso sto velocizzando un po' di cose, ma poco importa. Però vedere se con le due ventole estrazione gliele posso mettere. Ok, non sarà mai in CPU throttling, temperatura massima è raggiunta a 93,84 gradi, quindi l'overclock è del 103% e 102%, sia per CPU che per bus. Quindi l'abbiamo portato a 4156. Il CPU non si blocca. La GPU mi è stato consigliato di aumentare soltanto il core clock. Dovrebbe arrivare a 211. Perché e noi lo portiamo a 215. Applica. GPU on. Rifacciamo il test. Dai. Se non c'è la schermata azzurra siamo a posto. La temperatura della scheda video è di 74 gradi, ottimo. RAM overclockata, credo che stavolta sono andato meglio. Almeno un pochettino ci sono andato meglio. Sto utilizzando una MSI GeForce GTX 1060 da 6 GB. Possiamo spegnere, cioè nemmeno ha senso fare altro, perché voglio andare avanti. Missing cable, ma io voglio vedere se con le due ventole estrazione. Innanzitutto apriamo questo. Gliela posso rimettere, sarebbe un peccato. No, vediamo, le ventole estrazione dove erano? Eccole qui. Ah, non la posso mettere. Peccato, vabbè. Non è successo niente. Missing cable, in che senso? Cioè, mi dice che manca un cavo. Da dove? Non lo so. Ah ah. Uno e due. E tre. Ok. Allora, io lo lascio RGB, anche se ha messo cosa RGB, rompe veramente i coglioni. E questo PC è fatto, quindi questa prima parte è andata. Ringrazio Valentin di nuovo per i suoi consigli che sono preziosi. Altrimenti, cosa è successo qui? Case incompleto. Fatemi indovinare, manca quella schifo di mascherina, vero? Lo sapevo. La odio. La odio, la mascherina la odio. Fatto. Oh, tutte le stellette mi hanno dato, ottimo. Vediamo cosa c'è da fare, se c'è da assemblare un nuovo PC. Sì. Ok. Va bene, abbiamo due PC uguali. Interessante questa. PC Gameplay Player A1 Battlegrounds. Specifiche raccomandate a 4K con 1600 90 dollari. Che replace scheda madre. La prendo adesso per la scheda. L'accetto e la prendo alla fine, proprio alla fine di tutto. Allora, innanzitutto adesso io vado a vedere le specifiche per entrambi, per tutti e tre i titoli. Partiamo dal primo, Fable Fortuna. Vabbè, due PC li faccio uguali. Dov'è? Fable Fortuna dovrebbe essere qui. Specifiche minime, un 1300 e una GTX 1050. Ok, è sicuramente 8 giga. Vabbè, 2 giga. Poi, Atoful Boyfriend, non so che gioco sia. Ok,
Pentium. Cioè, veramente siamo terra terra. Specifiche minime. PC Player o no Battlegrounds a 4K, invece la situazione è diversa. Perché richiede un i7 7700, una GTX 1080. Cioè, se noi con 1700 dollari riusciamo a fare sto PC, ne faccio 3 uguali. E me ne esco. Allora, questa è la soluzione. Partiamo subito. VRAM 8 giga e partiamo i7 6700. Ok. Scheda grafica 1080. Prezzo discendente. Ok. Bianca 8 giga. 8 giga. E questa ci siamo pure. Siamo già a 900. Ora, il processore era un 7.7, giusto? Ed è un Kaby Lake. Andiamo al Kaby Lake, adesso dobbiamo andare a risparmiare. Prezzo discendente, 170 dollari. Size Micro ATX. Oppure questa che è SATX. Ok. Memoria 8 giga. 3008, ma posso anche scendere. Vediamo, 3600, 8 giga. Prendo le Dominator, il classico. Anzi, scendo ancora. Storage. Qui invece faccio così. Prendo un SSD. Per power supply prendo. Credo che ce la faccio un 650. Ma pure di più, vediamo. Prendiamo il classico 750. Ok. Adesso il cases. Quindi il case. Voglio vedere se posso prendere questo di qui. Manca il CPU cooling, di cui prenderò un coso a liquido. Babbo. Oh, ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta. Fatto un salvataggio. E ne acquisto 3. Cioè, l'episodio si chiamerà Triss se funziona. Sì, nuvole con 1000. Vabbè, in verità, ragazzi, con 1690 dollari ve lo potete fare. Poi Seagate. Vediamo. Sì, in uno ci mettiamo pure un SSD. Ok. L'altro invece mi ha chiesto, hai sentito parlare di Asus? Ovvio. Quindi, uno lo facciamo con scheda video Asus. E posso metterci anche discendente. E metto questa e tolgo una di. Dov'è? Una scheda video devo togliere. Eccola qui. E devo dire che così, ragazzi, siamo a posto. Salviamo. E per il PC di domani, che mi dice il ripristino. Replace Graphic Card è una GTX 980 Gamer. E prendiamo l'oro. 980 Gamer. Eccola qui, non è XL, giusto? Ragazzi, lo so, sto salvando 30.000 volte. Ma ho paura quando faccio sta cosa, perché tra case e cosa ogni volta entro in panico. Ha richieste particolari questo nuovo. Quindi in uno ci va il Seagate, in uno ci va l'Asus e tutto il resto va benissimo così. Abbiamo preso tutto. Acquista.
Vediamo. Ma non è che quello voleva una modifica, perché ho sembrato un PC nuovo. Cazzo, voleva una modifica, Gesù. Cioè, no. No. Tipo, ragazzi, calcolate, sto registrando all'1:30. Cioè, non è che sto registrando orari consoni. Quindi posso anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma quindi perché mi devo limitare a fare i PC? Cioè posso fare 2 PC ore e stacco. Scusatemi, facciamo 2 PC sistemati. Abbiamo un budget elevato. Andiamo con il top. Andiamo col top. 1. 2. Un Coffee Lake. Dov'è? Coffee Lake. Black, bellissima sta scheda. SATX 3866. Ma meno bene 2. Scheda video. Top. Storage. Lo storage prendo sempre l'NVMe. Però non ha senso prenderlo da 2 TB, ne prendo uno buono. Però basso di prezzo, tipo questo di qui, il Patriot. Cioè velocità di trasferimento file 2000. Ok, sì, ma così non ci arriviamo per il case. Quanto è il budget? 2750, zitti che forse ce la facciamo. 200 dollari dobbiamo scendere. 200 dollari. E prendo. Io volevo prendere qualcosa di particolare. No, Mid Tower no. Questi sono tutti Mid Tower. E vabbè, prendo questi. No, 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 questi no, sono quelli brutti, fermi, questi sono quelli che fanno schifo. Eh no, figlio mio. Full tower. Allora, io ho già provato questo di qui. E ne prenderei due. Quindi con uno arriviamo a 2600. Quindi processore, cooling, motherboard, memoria. Scheda video, storage, power supply. Credo che non ho dimenticato nulla. Però uno voleva una scheda video Asus. Quindi una di queste la togliamo e mettiamo un Asus. Eccola qui. E a uno invece c'è un problema. Devo togliere il Patriot e fare una cosetta. Cioè, intanto mettiamo le cose doppie. Processore sì, questo sì, questo sì. La RAM 2 vanno bene. Questa 1, questo 2, questo 2. Quindi adesso ci mancano gli storage. In uno devo mettere un Barracuda 50 più questo. Credo che così ci siamo. Però peccato che non potevo fare l'altro PC. Vabbè, sono 2 PC buoni. Vediamo. Voglio capire qual è quello con l'Asus, il primo di tutti. Vabbè. In ogni caso ce ne usciamo, perché vado e inverto sti ordini. Questo di che? Afraid qualche cosa. Asus, quindi tu vuoi l'Asus qua dentro. Allora, io spero Dio che qui dentro ci entra tutto quello che ho comprato. Se poi ci salutiamo. E pensare che lo volevo fare breve sto video. Ma le cose non vanno mai come le progettiamo. Sto rimuovendo tutto. Ok, il cooling ci va qua dentro, ringraziando Dio.
No, non può essere, non c'è fitta qua dentro, porca miseria. Oh, signore. Le pazzie. Cioè pure gli alimentatori abbiamo problemi. Ragazzi, abbiamo problemi pure con gli alimentatori. A questo punto metto un 7,50. E dobbiamo pregare. Allora, prima cosa l'alimentatore, dimmi che ci entri. No. Allora, di che colore lo facciamo questo? Rosso. Mi fa la cortesia di fargli entrare tutto, per piacere. Processore, chiudi, CPU, cooling. Oh, bellissimo, lo posso mettere qui. Ci sta pure carino. Scheda madre, scheda video, Asus. Cioè proprio è al limite. Però il bello è questo, fare ste pazzie. Storage, mettiamolo qui. Power supply, cristoforo. Ok, mettiamoci la pennetta. Chiudiamo il case, pannello frontale. Sì, lo so che il class è incompleto, non mi rompere i coglioni. Ok. Ora Fred voleva l'Asus. Dimmi che non ho superato il budget. 2280. Ah, bello. Bello limitato ci sono andato. Non mi sono proprio spaccato. Stesso discorso. Almeno due PC l'abbiamo fatti, ragazzi. I cavi qui glieli metto neri. Poi togliamo. Ah, manca il PCIe lock lì. Maledizione. Quindi da mettere. Memorie. Ok, processore. Vabbè, questi lavori sono rilassanti, so via. Abbiamo fatto lavori molto rilassanti. Solo quello di là che mi sta facendo impazzire perché non funzionava un cazzo, però vabbè, dettagli. Scheda video. Storage, mettiamo questo. Dove lo me possiamo mettere? Ok. Questo qui. Mettiamo la pennetta. Oh ragazzi, vedete che abbiamo assemblato PC buoni. Non ci possiamo proprio lamentare. Eccolo, avete visto sto bastardo dovevo chiudere. Abbiamo finito. Quindi questo è fatto. Ho dimenticato di chiudere questo. Ragazzi, vi posso dire che sono pienamente soddisfatto. 42 gradi, c'è cioè il PC buono. Un'ottima giornata di lavoro, ho voluto dilungarmi un pochettino visto che ho dovuto fare una pausa. Entrambi 5 stelle, oh, ragazzi, vedete che buoni siamo messi. Uscite il Ryzen 7 2007 da provare. Perdonate la tosse. Salviamo su YouTube Backup, dove? Stanco. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete se avete suggerimenti. Io sono sempre a vostra completa disposizione, anche perché il tempo è poco, quindi i vostri suggerimenti sono veramente una cosa importante per me. Alla prossima.